Slow Wine 2023 Valle d'Aosta. Oggi siamo in compagnia di Andrea Costa della Croce di Vigneron. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao. Senti, ci racconti un po' cosa è la Croce di Vigneron nella vostra realtà? Raccontaci un po'. Allora, la Croce di Vigneron è una piccola cooperativa, è una cantina che ha 53 soci, che hanno una trentina di ettari tra tutti, quindi tutti piccolissimi soci. E la nostra zona di produzione è la Media Valle, i comuni che vanno da Saint-Vincent fino, diciamo, alle porte di Aosta. Sono 20 km di vallata centrale, in una zona climaticamente molto particolare. Siamo la zona italiana con minore precipitazione piovose durante tutto l'arco dell'anno. Siamo sotto i 500 mm di pioggia. Siamo sotto i 90 mm di pioggia da giugno a settembre, quindi questo ci inquadra un attimino dove siamo, una zona secca, subarida, direi con un buon irraggiamento solare, ventilata, quindi con bassa umidità relativa, quindi siamo in una zona veramente vocata per la viticoltura, dove abbiamo la fortuna di dover intervenire molto poco contro le principali criptogame. Siamo veramente quei 3-4 trattamenti per anno, sono una trentina d'anni che non si fanno insetticidi in questa zona, quindi siamo in una zona dove non è tanto viticoltura ma proprio il terroir che può fare la differenza in questo caso. Prima hai detto 53 soci, quanti ettari in totale? 30 ettari. Voi siete una delle realtà cooperative, una delle 5 realtà cooperative valdostane. Perché in Valle d'Aosta la cooperazione e queste cantine cooperative sono state e sono tuttora molto importanti? Beh, sono importanti perché, come se hai fatto un attimino un calcolo, 53 soci con 30 ettari, le superfici produttive sono veramente piccole e possono dare espressione anche a una viticoltura che si basa su piccolissimi appezzamenti. Quindi le cooperative mantengono vive anche la storicità delle famiglie che hanno sempre avuto vigneti, piccoli appezzamenti che non possono sostenere una produzione vitivinicola da etichetta, diciamo così, ma che nella cooperativa trovano comunque un reddito, parte del loro reddito familiare, ovviamente quando si parla di piccoli appezzamenti, ma anche questo ci permette di mantenere vive i nostri versanti e di mantenere viva una tradizione viticola che è nostra e millenaria. Tu prima dicevi che sono più di 30 anni che non usate prodotti di sintesi in vigna, però so anche che voi come cantina avete intrapreso un percorso che, da quello che ho capito, è quasi alla conclusione con la certificazione Qualitas. Perché e cosa è la certificazione Qualitas? Allora, diciamo prodotti di sintesi a livello di insetticidi, tanto solo per precisare questa cosa qua. Sì, noi abbiamo intrapreso circa 2 anni fa un percorso di certificazione, di certificazione di sostenibilità ambientale, economica e sociale, e questo un attimino per organizzarsi e dare un ordine a tutto quello che noi già negli anni abbiamo fatto. Negli anni abbiamo cercato di ridurre appunto l'impatto ambientale che la viticoltura può dare in questa zona, quindi riducendo il numero di trattamenti, usando sempre molecole a basso impatto ambientale. I nostri soci sono costantemente seguiti da un agronomo che va a valutare la necessità o eventualmente l'inutilità di trattamenti. Sono anni che noi non usiamo più solfiti in vinificazione. Diciamo che stiamo cercando di sostituire la tecnologia, con la tecnologia cerchiamo di abbassare tutto quello che sono interventi di tipo chimico. E Qualitas è una certificazione che ci dà la possibilità di organizzare, di scrivere e di certificare tutto questo lavoro che stiamo facendo ormai da anni. Benissimo, grazie mille Andrea, grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità e buona vendemmia. Grazie.